L'uomo che gioca a fare Dio, capitolo finale, l'ultimo assalto alla natura, by Luca. Prima della lettura della composizione di Luca vi informo che si trova un sacco di materiale sull'argomento. Vedrete scorrere le registrazioni delle testate online. Addirittura esiste un libricino che spiega come investire in natura. Comunico inoltre a tutti gli utenti che credono di essere al sicuro sulle piattaforme alternative, ad esempio Telegram, che IA legge tutto quello che postate. Non trovavo la conferma di alcuni dati di questa composizione, pertanto ho copiato ed incollato questa frase. Il secondo promotore è il gruppo IEG, che vede al suo interno la Fondazione Rockefeller e l'affiliata per l'America Latina della Banca Mondiale, e che nel loro sito dicono pubblicamente questo. Osservate cosa è uscito. Canal 104 Plus Telegram. Addirittura con la data di quando è stato postato. Alla faccia della privacy. Buona informazione! Avete mai sentito parlare del NAC, Natural Asset Company? Con essa la borsa di New York ha svelato il piano più radicale, potenzialmente più distruttivo, per finanziarizzare tutta la natura e la vita stessa. Che i governi e associazioni varie siano basate sulla mercificazione e profitti di qualsiasi cosa, si sapeva, ma qui abbiamo toccato il fondo. Siamo alla follia. La creazione di questa nuova classe di attivi finanziari metterà infatti in vendita non solo le risorse naturali, ma gli stessi processi alla base della vita. In sostanza funziona così. La NAC individua un bene naturale, ad esempio una foresta pluviale o un lago. Ne stima il valore e decide chi ne detiene i diritti di sfruttamento, gestione e conservazione. Tramite un'offerta pubblica iniziale la NAC viene quotata in borsa. A quel punto investitori privati e istituzionali, fondi sovrani o speculativi, diventano proprietari sia delle risorse sia dei relativi processi naturali. La quotazione in borsa della NAC ne determinerà il valore. Gli azionisti della NAC diventeranno dunque proprietari non solo del bene naturale, ma anche dei servizi che questi ecosistemi producono a beneficio della vita delle persone, dalla produzione alimentare all'acqua pulita, dalla biodiversità al sequestro del carbonio legato alla crescita delle piante, e via discorrendo. La spiegazione di tutto ciò, secondo quello che dicono, serve a far diventare economicamente conveniente la conservazione della natura, ma in verità si tratta della privatizzazione definitiva dei beni comuni, che, da beni accessibili a tutti, diventeranno asset finanziari per i profitti di pochi, mentre sarà il mercato a decidere cosa nella natura ha valore e cosa non ne ha. Per capire ulteriormente che questa ennesima invenzione serve al controllo totale delle masse e alla distruzione della libertà delle persone, basta vedere chi si aggira sotto. I promotori di questo assalto finanziario alla vita sono: il primo è il fondo privato di investimento BlackRock, che con la gestione di 9,5 miliardi di dollari è oggi la terza potenza finanziaria mondiale dopo USA e Cina, e che ha proposto di trasformare entro il 2030 il 30% del pianeta in zone naturali protette. Il secondo promotore è il gruppo IEG, che vede al suo interno la Fondazione Rockefeller e l'affiliata per l'America Latina della Banca Mondiale, e che nel loro sito dicono pubblicamente questo. Abbiamo creato una nuova classe di attività basata sulla natura e sui benefici che la natura fornisce. Questo consentirà la conversione delle risorse naturali in capitale finanziario, permettendo una soluzione di trasformazione in base alla quale gli ecosistemi naturali non sono semplicemente un costo da gestire, ma piuttosto una fonte di ricchezza per i governi e i suoi cittadini. Con questo non c'è più nulla da dire. Tutto ciò avviene nel totale silenzio di governi e parlamenti. Siamo alla follia. Presto non meravigliamoci se cercheranno di mettere in borsa l'aria che respiriamo.